Giusto riconoscimento al valore aziendale dell'impresa, degli investimenti realizzati e alla professionalità degli operatori, anche a tutela del lavoro di decine di migliaia di persone. È questo il cuore del documento che la Regione Emilia-Romagna metterà sul tavolo del governo con l'obiettivo di dare certezze al settore balneare in vista dell'applicazione della cosiddetta legge Bolkestein. Un'iniziativa condivisa con le associazioni di categoria per una riforma sempre più urgente, vista la recente sentenza del Consiglio di Stato che anticipa al 31 dicembre 2023 la scadenza delle attuali concessioni e di conseguenza l'eventuale predisposizione dei bandi di gara per nuove assegnazioni da parte delle amministrazioni comunali, qualora il governo, il solo a poterlo fare, decidesse in tal senso. In particolare il documento punta su elementi che dovranno essere considerati tra i criteri di valutazione dei nuovi bandi di gara, insieme agli standard qualitativi dei servizi e alla sostenibilità sociale e ambientale del piano degli investimenti, con l'esclusione del rialzo del canone demaniale che non dovrà essere oggetto di gara, ma rimanere predeterminato per legge dallo Stato. Inoltre si ritiene necessario che regioni e comuni possano concorrere nella definizione dei criteri dei bandi di gara con l'obiettivo di valorizzare il paesaggio e gli elementi identitari della fascia costiera attraverso la qualificazione dell'offerta turistico-balneare, tenendo conto delle peculiarità dei diversi territori. Altri elementi dovranno riguardare la valutazione circa il numero massimo di concessioni da rilasciare a ogni operatore economico, in modo da garantire l'adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta nell'ambito territoriale di riferimento e la determinazione di limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, anche per assicurare un congruo periodo al rientro degli investimenti.